documentarista. Uno si trova a fare cinema documentario perché oggi in Italia è anche una forma di cinema importante. Devo dire che è stato un po' lo stimolo anche del produttore di Francesco Bozzembiante, che aveva prodotto i miei documentari, che da un po' di tempo mi diceva: se tu mi porti una bella storia io ti aiuto a fare un film, perché secondo me tu hai uno sguardo cinematografico che ti può permettere di fare un film di quelli che piacciono anche a me. Io sono entrata nel film nel modo, diciamo, più bello in cui si può entrare in un film, nel senso che non ero scritta come personaggio, nel libro, nel testo, non c'è, ma è stato creato il personaggio per, diciamo, per lavorare insieme, possiamo dire così, è un po' vero, no? Questo, cioè l'ho fatto un provino, ecco. Daria, tu hai filmato la fotografia, qual è stato il tuo tocco? Cosa hai portato per rendere ancora più bello le Dolomiti? Sono magnifiche. Il mio segreto è la natura, è bellissima, quindi è difficilissima, qualsiasi cosa fai è sbagli. Quindi, insomma, la semplicità e la sottrazione, cioè non c'è stato nulla di... non ho aggiunto nulla. La domanda è: come sono stati i rapporti con l'autore del libro nel quale è basato, Matteo Righetti? L'incontro con Matteo è abbastanza divertente perché eravamo colleghi all'università, tutti e due avevamo fatto lettere, studiavamo cinema, avevamo fatto anche qualche festa di Venezia da studenti accampati. Sì. Poi siamo un po' persi di vista, lui aveva scritto dei libri che io avevo letto a distanza ma meno interessanti. Un giorno ho trovato in stazione, stavo venendo a Roma, e ho trovato, è uscito il libro 3 giorni fa, Se voglio di leggere, nel 2013. Io l'ho comprato lì proprio in stazione ed è un romanzo breve, un racconto lungo, insomma sono 120 pagine, e l'ho letto nelle 3 ore di viaggio, per Freccia Rossa ci mette da Padova ad arrivare a Roma, proprio chiudendolo, come dire, a Tiburtina. E mentre c'era stato il viaggio, una serie di cose, però all'epoca Marco Paolini stava trattando, l'attore protagonista nonché produttore, stava portando in giro uno spettacolo su Jack London, che si chiama Ballata di uomini e cani. Io avevo fatto un po' la regia dei primi esperimenti e quindi sapevo che questa cosa gli era vicina, questo mondo di natura e magari un po' lontano nel tempo, e quindi ho cominciato a immaginare lui nel ruolo di questo uomo, ho cominciato a immaginare un film che poteva essere appunto un po' di genere, però allo stesso tempo un po' vicino per le montagne, anche per una poetica che potesse incrociare da un punto di vista letterario delle cose come appunto Jack London, Faulkner, Corman, Carty, per fare dei paragoni altissimi a Rigoni Stern o a della letteratura invece più vicina. Dove l'avete trovato l'orso? L'orso di un circo? Gli orsi, insomma, c'erano varie possibilità. Allora c'era la possibilità di farlo con gli effetti digitali. Però il fatto che fosse un animale vero, che non dovesse fare cose straordinarie, l'unica cosa davvero complessa che ha fatto è stato buttare giù quella porta lì. E per farlo abbiamo costruito una porta in mezzo a un bosco, dal nulla, però un metro di muro da una parte, un metro di muro dall'altra, i cardini appoggiati, di fuori della porta c'era un vasetto di miele attaccato a una ciotolina, l'orso si posava, cameva sulla porta, che oggi ha preso paura e è tornato indietro, la terza volta ho capito che era un gioco, però era di là d'aria. Abbiamo avuto tanti incontri molto ravvicinati con l'orso, lei è stata molto coraggiosa.